trascorsa la seconda notte senza sbarchi di migranti nordafricani sull'isola di Lampedusa. Dopo le ondate travolgenti della scorsa settimana, adesso è tregua ai viaggi dei fuggitivi. Deterrente e scoraggiante è il maltempo che flagella il canale di Sicilia. I pattugliamenti di Italia, Malta, insieme alle forze internazionali della missione Frontex, non hanno registrato sui radar alcuna traccia di movimenti galleggianti nelle acque del Mediterraneo. Lo stato di pausa, che si teme fondatamente sia solo apparente e provvisorio, favorisce le procedure di svuotamento del centro d'accoglienza di Lampedusa. Infatti, gli aerei per i trasferimenti sono decollati senza sosta, diretti a Palermo e a Bari. Nel frattempo, sul fronte del dove dirottare le migliaia di extracomunitari in rotta verso la Sicilia, si scatena il dibattito e lo scontro politico. L'opposizione, tramite ad esempio il senatore del Partito Democratico Beppe Lumia, ripete: il governo nazionale non pensi di scaricare solo sulla Sicilia ed il Mezzogiorno il peso dell'immigrazione. E sulla stessa lunghezza d'onda si sintonizza il presidente della regione. Lombardo, adesso ancora più preoccupato dalla crisi in Libia, punta il dito contro l'Unione Europea perché denuncia è colpevole di non sapere affrontare nei giusti modi una crisi senza precedenti, ed è disumana la scelta di ospitare 6.000 immigrati nel villaggio degli Aranci a Mineo, una struttura che può contenere solo 1.400 persone. E vogliamo sapere che fanno queste persone, quali saranno i presidi, da quello della sanità a quant'altro, e la prospettiva. Sono intanto non più di 2.000 persone, già è un risultato, l'ho letto proprio stamattina, non si parla più di 6-7.000. E poi per fare che cosa? Dove andranno a lavorare? Quando si tratta di richiedenti asilo, tre quarti, la media è più o meno questa, il 70-75%, verranno accolti nel nostro paese. Dove troveranno lavoro? In un territorio dove ci sono i tassi di disoccupazione e disoccupazione giovanile fra i più alti d'Italia. Io non ho detto spediamoli in Lombardia piuttosto che... Sono regioni più ricche dove l'integrazione è più facile, bisogna lavorare e ragionare, ma stiamo parlando di che cosa? Di 5-6 mila persone, e se questa previsione dei 300 mila di cui si legge, di questo esodo biblico dalla Libia piuttosto che dalla Tunisia, si dovesse verificare, dove li mettiamo? Ecco, io credo che ci sia bisogno di un consiglio dei ministri. Mi diceva il ministro Fitto che ce ne sarà uno alle 15 di oggi, penso che l'argomento sarà trattato, se riguarderà la Sicilia il Presidente della Regione ci dovrà essere, perché chiaramente non basta né il campo di Mineo e neppure la tendopoli di Porto Empedocle, visto che si prevede che il grosso di questi migranti approderà sulle coste siciliane o delle cosiddette isole minori.